Ciao a tutti ragazzi, qui è Billy Bull che vi parla. Andiamo a vedere quali sono gli adesivi e dove scaricarli per l'evento di Adriano Carrassa, l'evento di domenica 24 febbraio alle 21. Allora ragazzi, preparate, per chi deve partecipare si può scaricare questi adesivi, e comunque vale anche per tutti quelli che partecipano con i GT Sport Top Team. A parte quello di Carrassa, gli altri serviranno perché sono i nostri sponsor ufficiali. Quindi andiamo subito a vedere ragazzi. Allora, andiamo su scopri, adesivi. Chiaramente per qualcuno è una cosa che già ha fatto ripetutamente, ma magari qualcuno nuovo ancora non sa bene come fare. Si va su cerca e quindi abbiamo due modi ragazzi. Uno è questo, per ottenere degli adesivi, quindi scrivete qua Top Team, tutto attaccato, Top Team, mettiamo cerca, ed eccoli qua. Allora ragazzi, allora abbiamo, seguitemi, Virtual Gaming, che è in questo modo, poi la scritta gaming sotto si può mettere anche un po' più grande, quello che volete. Qui ce l'avete unito e qua ce l'avete separati. 3D Rap, che in questo caso per la gara di Adriano Carrassa non sarà necessario, perché e lo ritroveremo nella gara delle 500 AWAT che presentiamo in questi giorni. Ma intanto scaricatelo, e se volete metterlo, non è che noi perché qua non ci sono delle coppe, perché questo è un evento diverso, non è un evento come quelli che abbiamo fatto finora, è un evento così a sé. Comunque scaricatelo, se volete metterlo ragazzi sarò felice, perché comunque noi dobbiamo cercare sempre di pubblicizzare anche i nostri sponsor, perché così potranno vedere il nostro impegno e ci daranno qualcosina in più che andrà a voi. Poi abbiamo drivingitalia.net, c'è in questo modo o in quest'altro. Chiaramente è fatto in questo modo, era sovraimpressione, tra l'altro manca un'altra scritta piccolina che andrebbe messa qua, poi vedremo come fare. In questo caso Driving Italia, questo qui così scritto un pochino più schiacciato, va a sovrapporsi a questo più grande, ma dopo vi farò vedere come. Poi abbiamo questo, che è Driving Simulation Center, ragazzi, che sono i centri di simulazione guida di Driving Italia, dove ragazzi sono i buoni che vi verranno dati i primi tre posti. Tra l'altro questi giorni andremo a pubblicare, come abbiamo già fatto per i Virtual Gaming, che hanno consegnato l'evento, i buoni sconto per l'evento terminato adesso con le Delta. Adesso faremo lo stesso con Driving Simulation Center, quindi con drivingitalia.net. appena consegneranno i buoni lo renderemo pubblico, e così anche con 3D Rap, che in questo caso avevamo raggiunto un accordo che portano le coppe direttamente a casa vostra. Quindi attenzione, questo è il primo, lo abbiamo detto, dove potete trovare questi adesivi. Quindi la parola chiave è Top Team, scritto tutto attaccato. Adesso andiamo a vedere gli altri, quindi qui invece scriviamo Billy Bully in minuscolo, tutto attaccato, Billy Bully, e andiamo a trovare questi altri ragazzi. Attenzione, eccoli qua. Allora abbiamo i due Billy Bully, destro e sinistra, il Bassara Club, che vabbè, l'abbiamo già fatto, comunque per chi se lo vuole scaricare, per chi simpatizza, per lasciarsi una bella livrea sulla Delta. E poi abbiamo il modalità belva, quindi sapete tutti la mia frase, si accendono i motori e si entra in modalità belva. E poi abbiamo quello di Adriano Carrassa, e adesso io questo qua lo devo ancora scaricare, me li scarico adesso. E qua funziona in questo modo, Adriano Carrassa, qua la striscia verde che viene messa qui in sovrapposizione, quindi va dietro alla C un pochino, verrà lungo qua, dove all'interno scriviamo questo Push Yourself to the Limit, quindi verrà messo qua Push Yourself to the Limit. Ma adesso poi vi farò vedere la livrea, adesso vado a farmi una bella livrea anch'io. Quindi avete visto come si fa, adesso ve lo faccio vedere in diretta come si scaricano. Quindi tac, mettete subito un bel mi piace. Io ho già commentato qua, vedi, grazie Gigi per l'impegno che ci metti. E questo qui mi pare che l'ho già preso. Comunque si fa in questo modo ragazzi,
Ripeto, lo so che tanti mi state prendendo per scemo, che dici, ma come Bill, voi che non sappiamo scaricare gli adesivi, però c'è sempre qualcuno nuovo che mi chiede e io approfitto per poter lasciare una traccia dove qualcuno perlomeno può andarsi a vedere come si scaricano gli adesivi. Quindi questo ce l'avevo già. Andiamo a prendere la striscia. Prima di tutto, ragazzi, subito per rispetto si mette il cuore. Sempre, qualunque adesivo andate a prendere, ragazzi, non fate i tirchi, non mi dica mai chiesto soldi, un cuoricino. Quindi per far scontento, far contento anche la persona che ha dedicato del tempo per regalare un adesivo. Un commentino per chi lo vuole, in questo caso io lo lascio. Un bel grazie. Non ci costa niente scrivere un grazie, ragazzi, è sempre una questione di rispetto. Poi andiamo a prendercelo, ragazzi. Eccolo qua. Lo aggiungiamo alla raccolta, quindi l'abbiamo aggiunto, vediamo. Speriamo che l'abbiamo preso, perché di solito quando lo prendo poi me lo dice che è stato aggiunto. Vabbè, ok. Poi push self cuoricino, aggiunta la raccolta, quindi eccolo qua, vediamo se push attack, ok, to the limit cuoricino, e andiamo a prendercelo. Io lo faccio 2 volte perché a volte mi capita che magari non me lo dà. Adesso andiamo a verificare appunto se li abbiamo presi. Quindi usciamo. Chiudiamo qua, andiamo nell'archivio. Adesivi. In raccolta, quindi saranno in raccolta. E infatti, eccoli qua, abbiamo. Qui abbiamo la Deno Carazza che l'avevo preso ieri, quindi io lo metterei nei miei preferiti, quindi andiamo a vedere un pochino come si mette nei preferiti, quindi come si fa a metterlo nei preferiti, non mi ricordo neanche. Ah, ecco qua. Allora si va, facciamolo di nuovo, quindi si va sull'adesivo, schiacci il triangolo, aggiungi a preferiti, quindi ognuno poi io ho fatto questi miei adesivi e quindi me li metto là e dopo andiamo a vedere i miei adesivi. Quindi facciamolo anche con questi. In questo modo non dovete ogni volta andare giù a cercarveli chissà dove l'avete messi, capito? Aggiungi a preferiti, quindi i miei adesivi, anche questi. Aggiungi a preferiti i miei adesivi. Anche per questa è la scritta che si può usare praticamente dove volete, insomma, indipendentemente, in questo caso l'abbiamo usata per Adriano Carrassa, push yourself to the limit, quindi spingete al limite e lo possiamo usare dove si vuole. Avevo trovato questi numeri, mi sono sembrati carini, non so poi fino a che punto. Allora andiamo a verificare preferiti, i miei adesivi, ed eccoli qua, quindi Adriano Carrassa, la striscia, push yourself, manca to the limit, do the limit. E poi ci sono anche altri da scaricare. Adesso, ragazzi, GT Sport Off Team. Quindi se qualcuno manca qualche adesivo, ditelo una volta per tutte, che non possiamo ogni volta pubblicare e dopo non si riesce mai a capire dove sono questi adesivi. Per questo qua, adesso non mi ricordo qual era la parola chiave, comunque l'avevo pubblicato, quindi sul canale potete vedere come si fa a prenderlo. Ha il fondo qui della U e la I trasparente, che quindi in base al vostro colore di carrozzeria o a una mascherina che potete mettere sotto, potete dargli il colore che volete. Ma io adesso, ragazzi, vado a farmi la mia livrea e ci vediamo dopo. Ciao a tutti, ragazzi, fate i bravi in assenza, non siamo qua a guardare i pantaloni di sette nani. Ed eccola qua, ragazzi, questa è la livrea che ho preparato per Adriano Carrassa. Quindi potete vedere gli adesivi, tutti i nostri sponsor. Adesso andiamo a vedere, eccola qua, un pochino con di luce, quindi abbiamo GT Sport Top Team, abbiamo Billy Bully. Adesso vediamo di lato, abbiamo questo bellissimo adesivo che ha fatto Gigi Bloscina, incredibile, bellissimo, mi piace veramente tanto questo con scritto Adriano Carrazza e Push Yourself to the Limit, quello che vi ho fatto vedere prima, quindi Virtual Gaming, 3D Rap, il Driving Simulator Center e il Driving Italia, vedete? Ci sono un po' tutti. Questa vettura, vediamo, speriamo che sia di suo gradimento, che gli ho fatto una richiesta e se può usarla in questa gara di domenica, mi farebbe tanto piacere, così portiamo un attimino anche i nostri sponsor a spasso con il quinto campione al mondo, ragazzi, Adriano Carrassa. Quindi veramente sarà un evento spettacolare.
E niente, ma andiamo a vederlo un attimino da più vicino, questa è proprio la presentazione. Adesso andiamo a vedere l'anteprima in modo che ve la faccio vedere un pochino più dettagliata, anche se qua adesso si vede già molto bene, ragazzi. Io ho fatto un bel lavoro, ci ho messo tanto, nonostante sembra semplice, e comunque dai, speriamo che la usa. Ok, arriviamo subito, ragazzi, un attimo. Qua. Apri il design e te la chiedi, qua. Perfetto, anteprima, eccola qua. Allora, questo che dicevamo prima, vedete? È diviso in quattro pezzi, l'avete visto, quindi la striscietta verde va sotto la C per non far vedere l'inizio e basta, pushing yourself, tutto l'inizio è diviso in due. Io qua ho messo il Driving Simulation Center, che tra l'altro ragazzi è importantissimo perché vi danno ai primi tre qualificati sempre un buono per partecipare alle gare, scusate, alle gare. A una giornata gratis in questi centri che hanno le attrezzature veramente spettacolari, hanno delle prestazioni da urlo. 3D Rap coppe, ragazzi, e poi controllate nei vari siti perché comunque 3D Rap non è che fanno solo coppe, coppe è una cosina in più che fanno, ma fanno veramente tanta, tanta roba interessante, dovete andare a controllare. Virtual Game, impostazioni, avete visto, da cose piccoline a cose professionali, e quindi ragazzi, drivingitalia.net, The Natural Evolution of Sim Racing, questo qui è la scritta piccolina che vi dicevo che l'ho condivisa, quindi andate a vedere le notizie recenti perché l'ho condivisa, potete fare il colore che volete in base alla carrozzeria. Questo GT Sport Team dovreste averlo tutti, questo qua ho fatto il video per come prenderlo, quindi c'è un video apposta ed eccoli qua che si vedono tutti e tre insieme i nostri sponsor. E quindi ragazzi, nonostante ripeto questa gara è una gara a sé, quindi non ci sono premi già qua è ragazzi correre con Adriano Carrasse, ma noi dobbiamo sempre tenere i nostri sponsor sulle nostre vetture perché comunque ragazzi io alle iscrizioni di qua con il GT Sport Team non vi si chiede nulla, quindi non state pagando niente, eppure abbiamo qualche regalino sempre da darvi. E allora ragazzi, questi regalini vengono dal fatto che gli sponsor credono in noi, credono in voi e tutti insieme siamo legati, abbiamo qualche obbligo giustamente perché un po' di soddisfazione bisogna dargli, altrimenti ragazzi non ce n'è per nessuno. Quindi Billy Bully, in questo caso eccola qua la vettura che ho fatto. Va bene, non dilunghiamoci troppo, ragazzi, vi aspetto in pista. Adriano Carrasse, avete visto, ha mandato i saluti e allora non siamo qua, ragazzi, a tirare le pulce alle scimmie e quindi preparatevi con le vostre Lexus e scateniamoci, ragazzi, perché dovete dare il massimo. Perché, e poi mi raccomando, oh, non andatevi addosso, mi raccomando, oh, non andate addosso a Adriano Carrasse, non combinate il guaio. Se pensate anche che potete superarlo ma non è il momento giusto, ragazzi, frenate, non fatevi prendere dalla foga, non andategli addosso per cortesia, ve lo chiedo gentilmente. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo in pista.